sulle tematiche del lavoro, su come è destinato a cambiare il lavoro per come lo conosciamo oggi e come sarà invece nel 2025. Se ne è parlato in un convegno alla Camera organizzato dal Movimento 5 Stelle su iniziativa proprio di, tra gli altri, Claudio Cominardi, che è un deputato del Movimento 5 Stelle, che è con noi e che saluto. Buonasera onorevole Cominardi. Buonasera a tutti. C'è con noi anche Domenico De Masi. Buonasera professor De Masi. Buonasera a voi. De Masi è uno degli esperti, diciamo chiamato, come dire, al capezzale del lavoro da questa iniziativa assieme a molti altri. E lui e questi altri esperti hanno prodotto una ricerca appunto sul tema di cui vi stiamo parlando, il lavoro del futuro, soprattutto il lavoro dei giovani, come cambia, perché sarà irriconoscibile, questo lo dobbiamo sapere. Noi non sappiamo che lavoro faranno i nostri figli, semplicemente perché probabilmente non è stato ancora inventato. Allora bisogna metterci la testa. Onorevole Cominardi, ci spiega un po' come nasce questa iniziativa e come è andata? Allora, innanzitutto devo dire che questa ricerca è un qualcosa di unico nel panorama politico italiano, perché non si era mai visto prima che una forza politica adottasse un metodo scientifico, così lo possiamo definire, per fare una ricerca previsionale e per prevedere prima di programmare. L'idea è nata perché sappiamo bene tutti che in un contesto nel quale vi sono forti evoluzioni nel mondo del lavoro, è difficile comunque stendere un programma di governo che tenga in considerazione tutte le variabili. Per questa ragione avevamo bisogno di esperti, ognuno di questi ad altissimo livello per le proprie competenze, per la propria materia. Noi potevamo assumere, che ne so, un legislativo che fosse in grado di fare drafting in maniera eccellente, dei consulenti per studiare una determinata materia come può essere la questione pensionistica, ma non avremmo comunque avuto la visione d'insieme. Grazie a questo studio ce l'abbiamo. Allora, professor De Masi, ci dice un po' le linee guida della ricerca che avete fatto e cominciamo, poi andremo anche più a fondo, le prime, come dire, le prime evidenze che avete trovato rispetto al futuro del lavoro. Beh, le linee guida sono queste. Siamo partiti dal punto di vista che le due variabili fondamentali per l'evoluzione del lavoro, che è rapidissima ovviamente, sono la globalizzazione e la tecnologia. Questi due elementi influenzano il lavoro sia in termini di mutamento di qualità sia in termini di quantità necessarie. Naturalmente il primo dei problemi è capire: le macchine creeranno più lavori di quanti ne distruggano o distruggeranno più lavori di quanti ne producono? Questa è una bella domanda. Avete trovato una risposta a questo? Beh, certo, insomma, è stato uno dei punti focali, anche se la ricerca poi si articola in ben 16 capitoli, ognuno che riguarda... E questa è una domanda che ci si pone da tempo, cioè se la tecnologia, l'innovazione, l'automazione aiuta il lavoro o invece fa perdere posti. E forse io penso, mi azzardo a pensare che dipenda anche dai paesi e dal tipo di lavoro su cui la tecnologia interviene. Non c'è dubbio, ma tenga conto di questo: noi abbiamo avuto prima delle macchine meccaniche, diciamo i telai meccanici eccetera, che già nell'Ottocento crearono il ludismo, crearono una repulsione verso queste macchine perché creavano disoccupazione. Poi si capì che creavano disoccupazione, è vero, però in tanti i primi disoccupati furono i cavalli, perché le automobili sostituirono soprattutto le carrozze. E poi che queste macchine, accanto ai lavori che distruggevano, ne creavano degli altri. Pensiamo accanto all'automobile, quanti venditori di benzina, quanti un indotto infinito, certo. Un indotto infinito. Poi sono arrivate le macchine elettromeccaniche e lì già è cominciato a cambiare qualcosa. Cioè in qualche modo si è visto che i posti creati erano un po' meno di quelli che erano stati creati dalle macchine meccaniche. Quando poi sono arrivate le macchine digitali, ci siamo trovati di fronte a una novità assoluta, cioè macchine che con pochissimo peso, pochissimo spazio, acquistano una potenza infinita, ma soprattutto una potenza che si moltiplica continuamente, perché la cellula di base, l'elemento primordiale, è il microprocessore, e questo microprocessore raddoppia la sua potenza ogni 18 mesi.
Se si pensa che le automobili hanno impiegato 70 anni per raddoppiare la velocità, si capisce certo, qual è. Diventa una cosa inarrestabile e velocissima. Io leggo, certo. Ho letto tra l'altro in qualche sommario del vostro lavoro un dato abbastanza impressionante, cioè robot e software creeranno 13 milioni di nuovi lavori, ma allo stesso tempo ne cancelleranno 22. Questo più o meno è il rapporto molto negativo. È un rapporto molto negativo, ma anche molto, non so come dire, entusiasmante. Vede, l'essere umano ha sempre sperato di produrre beni e servizi senza fatica. Liberandosi dalla schiavitù del lavoro, si potrebbe perché dire. Perché quando si libera fa cose molto più belle che non fare il minatore o fare il metalmeccanico alla catena di montaggio. Quindi tutto questo porterà a una rivoluzione complessiva, a mio avviso, favorevole. Si tratta naturalmente di ridistribuire il lavoro residuo, di eliminare tutti gli straordinari, di evitare l'abitudine per esempio dei nostri manager a fare 2 ore in più al giorno di overtime, ma tenendo conto o magari spunteranno dei lavori che oggi non ci sono e che escono fuori dal computo. Questo è sicuro, basti pensare a quanti lavori sono venuti fuori da, per esempio dalle app, però siamo sempre lì. Un'app magari distrugge migliaia e migliaia di posti di lavoro e chi l'ha creata è un ragazzotto di liceo del Connecticut. Certo, ma ci sono delle aziende tecnologiche che magari hanno un valore azionario uguale a quello di una grande azienda metalmeccanica di manifattura che magari dà lavoro a un centesimo o un millesimo di un'azienda di pari valore, no? Certo, questa è la grande novità. Esiste un'azienda con 320 persone che fa il fatturato. Forse il coordinamento funziona meglio se è in capo una persona sola, poi la filiera sarà pure lunga, ma le decisioni io immagino debbano essere prese da una persona. In questi giorni un po' di polemiche sul fatto che i due, anche diciamo in maniera assolutamente premeditata, potessero entrare in conflitto, ne ho letto insomma. Guardi, il problema è proprio questo. Il capo di Dipartimento della Protezione Civile, Curcio, adopera, diciamo così, le norme che ha a disposizione e sono solamente dopo che c'è stato un taglio drammatico alla protezione civile, come ben sapete, quindi sono state cambiate le norme nel 2010, non tanto come succedeva storicamente, veniva un evento, un terremoto, un'alluvione, si cambiava le norme, si modificavano forse anche in positivo, ma si modificavano dopo un evento calamitoso, cioè una causa effetto delle norme c'è sempre stata. Nel 2010 si cambiano le norme su un'onda tremenda contro la protezione civile nella persona di Bertolaso e si attacca, diciamo così. Ecco, quindi si può dire che c'è una modifica, una riforma un po' punitiva della protezione civile in quell'occasione. Governo Monti 2010. Non c'è dubbio su questo, perché per la prima volta, se noi vediamo tutta l'evoluzione dall'Unità d'Italia ad oggi della norma del soccorso, sono sempre a monte di un evento. Questo può sembrare anche brutto, però di fatto è un'opportunità. Ma ci si adeguava, no, alle esigenze che venivano fuori di una certa catastrofe. Esattamente, se lei vede le norme principali sono dopo l'alluvione di Firenze, la legge del 70, la 225, il lungo dibattito dopo il terremoto dell'80, insomma ogni, diciamo, emergenza. Noi si cambia questa volta nel 2010, attenzione, le norme non tanto per un'esperienza sul territorio, anche se tragica, di un evento, ma per una, diciamo, devastazione mediatica sulla protezione, cioè, civile. C'era l'intento, io questo ho letto, mi corregga se sbaglio, di depotenziare un po' una sorta di centro di potere che forse dava fastidio a qualcuno. Non c'è dubbio, ma questo l'abbiamo vissuto in maniera drammatica. Questa. Siamo passati dalla migliore protezione civile del mondo la mattina alla peggiore. Insomma, ecco, per questo io le ho fatto sentire Gentiloni. Lui dice, analizza la situazione della protezione civile oggi. Io ho avuto l'impressione come se si fosse prima del 2010. In realtà le cose sono cambiate, forse devono cambiare ancora. Sono cambiate, guardi, in questo senso. Intanto il Curcio è un ottimo, diciamo, coordinatore, un ottimo dirigente, perché applica quello che la norma gli dà. Gli permette di applicare, cioè. Certo, lo posso sapere quali sono le ordinanze in deroga, le deve fare solo e esclusivamente per il soccorso.
adesso, l'assistenza alla popolazione, i servizi essenziali e le opere provvisionali, chiuso, le ordinanze in deroga non si fanno più, quindi il resto diventa nell'ordinario, compresa anche la parte della, diciamo, del reinsediamento, ovvero le casette prefabbricate, l'urbanizzazione. Tutto rientra nella normalità. È una follia, no? Quindi, tant'è che le casette dovevano arrivare a dicembre e non sono arrivate. Ma poi l'urbanizzazione, lo spostamento delle macerie, allora si decide. Chi sbaglia paga, ma non paga il sistema, perché scusi, se sbaglia un militare aboliamo l'esercito, se sbaglia un carabiniere aboliamo l'arma dei carabinieri, se sbaglia qualcuno della protezione civile va via quello, si carcera, però il sistema deve funzionare. Lì io mi ricordo ci fu tutta una polemica, perché la protezione civile in quell'epoca, si ricorda, si era molto espansa, addirittura la gestione dei grandi eventi, il Papa, i concerti, qualcuno disse, ma che c'entra la protezione? Bene, ragioniamo, leviamole. Ma non togliere completamente il potere straordinario che nelle emergenze bisogna avere, ritornare alla 225 per i terremoti, le alluvioni, i poteri straordinari, bene, ma lì qui è stato fatto tabula rasa su tutto. Ah, ecco, diciamolo allora, è stato fatto tabula rasa. Oggi noi vediamo delle manchevolezze che non dipendono sicuramente dalle singole persone, dai singoli operatori, ma che c'è una manchevolezza di carattere normativo che forse non mette la protezione civile in grado di spiegare tutte le sue potenzialità. Ma scusi, vado a spostare adesso le macerie. Vado a spostare adesso le macerie, come si chiama? È impossibile. Vado a fare un'urbanizzazione. Perché uno fa gli appalti, un altro decide dove le metterle. I vincoli del territorio, l'urbanistica, ma scherziamo. Aspetti un momento, Galanti, ci sono due telefonate, da un po' vorrei far sentire anche la voce dei nostri ascoltatori. Claudio da Terni, buonasera. Buonasera, parecchio tempo che non mi facevo sentire. Eccoci, recuperiamo. Ecco, bene, senta, io abito a Terni, in centro Italia, e sto vivendo il dramma, sebbene Terni è stata solo sfiorata, ma la paura l'abbiamo avuta tutti. E sono molto in contatto con le persone che lavorano anche in questi ambienti. E in effetti, diciamo, mi voglio complimentare con il dottore ex funzionario della Protezione Civile che finalmente fa informazione, perché dice quello che è successo. Cioè, sono state fatte delle leggi assurde che hanno tolto quei poteri senza i quali Gentiloni può fare tutte le dichiarazioni. Adesso la gente si è stufata, vuole vedere i fatti. Faccia un decreto, abolisca la legge del 2012, ripristini la Protezione Civile con una persona, non sarà Bertolaso, sarà un altro di sua fiducia, ma che possa agire veramente, altrimenti in questi fatti le persone sono stufe, sono veramente stufe di sentire dichiarazione contro dichiarazione. E sarà fatta una legge, non solo il problema di Bertolaso, ma anche il problema del giustizialismo. Io ho sentito gente che diceva meglio disonesti ma capaci che non onesti, tra virgolette, tutto a dimostrare, e incapaci alla fine. Grazie, e Claudio. È la filosofia. Grazie, saluti. Fausto da Pescara, poi torno da Ezio Galanti. Fausto, prego. Allora, io volevo dire solo che quella strada, praticamente, che da Farindola porta a Rigopiano, quindi da località Mirra porta a Rigopiano, ma nella parte più sopra, quella strada continua e collega l'Aquila, praticamente Pescara all'Aquila, perché va a Castel del Monte. Sì. In inverno è puntualmente praticamente chiusa perché è impraticabile, quindi a Campo Imperatore ci sta una quantità di neve altissima. E volevo dire inoltre che prima, una volta c'era sempre la turbina in quelle zone, adesso non c'è più, adesso si usano quei trattori con le lame che ce la fanno fino a un certo punto a spostare la neve e a pulire la strada, quindi questo è uno dei problemi. No, il problema, come lei dice, ci sono delle strade che dovrebbero in automatico essere chiuse d'inverno, perché non è che si possono pulire tutte. Quanti chilometri di strade abbiamo che possono essere innevate? Decine di migliaia di chilometri di strade potenzialmente innevate che non possono, come dire, avere una turbina in ogni luogo. Quindi probabilmente ci sono delle strade e quindi anche delle destinazioni che in certi momenti dell'anno o in certe particolari condizioni climatiche forse andrebbero chiuse in automatico e non pretendere che vengano tutte tenute perfettamente pulite, anche perché le risorse, lo sappiamo, non sono infinite. Professor Galanti, sì, qualche considerazione anche? Beh, io le volevo aggiungere un altro elemento di valutazione, perché anche di questo ho letto qua e là, cioè la ricaduta del fatto che per almeno due anni non si è saputo cosa farsene di queste province. Ricordiamo che in capo alle province va la manutenzione delle strade. Due anni non abbiamo detto le chiudiamo, le sostituiamo, i dipendenti li mettiamo nei comuni, li mettiamo nelle regioni, insomma temo si sia creata una grande confusione anche nelle responsabilità e nelle competenze di chi debba spargere il sale, togliere la neve, pulire, tenere una turbina pronta a disposizione. Non so, è così forse? Non solo,
ci aggiunga che nel sistema di protezione civile, a livello comunale, il sindaco autorità, c'è il livello provinciale che fa il piano provinciale di protezione civile. La norma attribuisce alle province il piano provinciale di protezione civile. Il prefetto, che poi rappresenta lo Stato sul territorio, si mette d'accordo con la provincia e la regione e coordina i soccorsi, ma il piano lo fa la provincia. Il soccorso sussidiario ai sindaci, il piano è quello provinciale, c'è una norma che lo dice. È chiaro che questo. Noi le abbiamo date per spacciate troppo presto. Stanno a fare il piano provinciale, scusi, chi lo fa il piano provinciale? Chi aiuta i sindaci? Ho capito che poi altro che cioè, certamente le strade, le scuole, ma c'è anche il piano di protezione, cioè la legge Panini attribuisce alle province di fare il piano. Quindi il livello provinciale, siccome la protezione civile, guardi, brevemente, è fatta di 4 livelli. Il comune che è il sindaco autorità, ma deve essere aiutato dal livello provinciale dal prefetto per quanto riguarda le competenze sul territorio dello Stato. Poi c'è il livello regionale. Poi c'è il livello nazionale con la dichiarazione dello stato di emergenza, è un edificio a 4 piani. Ora, se questo edificio, un piano non funziona, è chiaro che si intoppa, cioè diventano i problemi. Non a caso, dico, non a caso, la fragilità di tutto il sistema probabilmente è sempre il livello provinciale. E spero... mi chiedo anche se non, adesso non voglio riaprire il dibattito referendario, ma forse una delle cose che era utile ricentralizzare, e quindi diciamo un po' depotenziando la potestà delle regioni, era proprio quella della protezione civile, che invece era tornato in capo alle regioni, no? Sì, è titolo finito, è materia concorrente, ma guardi, il problema, parliamoci chiaro, la protezione civile, se si pensa di gestirla da Roma, non funziona, non può essere un sistema romano-centrico, deve esserci un forte coordinamento, ma la protezione civile va fatta sul territorio, certo. Con il sindaco che deve essere aiutato, non lo scaricabarile che poi si ritrova nelle aule di tribunale per omicidio colposo plurimo e basta, il resto sono tutti allegramente negli uffici. No, e la sussidiarietà è una cosa seria, quindi io ti aiuto come Stato centrale, la regione è accaduta al sindaco. Ora, se questo livello è quasi il doppio della firma meccanica che ha 70.000 dipendenti. Certo. Mi faccio tornare da Claudio Cominardi perché volevo cominciare a capire dal punto di vista del legislatore questi sono movimenti così veloci, così entusiasmanti insieme ai preoccupanti, come possono essere diciamo acchiappati, come possono essere gestiti? Ma le iniziative da mettere in campo sono moltissime e grazie a questo studio abbiamo avuto moltissimi spunti. Per esempio si potrebbe fare un osservatorio nazionale sull'impatto che nuove tecnologie hanno sull'occupazione e sulle varie professioni. Sicuramente una riflessione, per questo ci insegna il professor Domenico De Masi, in tema di orario di lavoro. Un dato assurdo è che in Europa siamo, insieme alla Grecia, tra i paesi in cui si lavora in assoluto di più e nel contempo abbiamo gli indici economici negativi e un tasso di disoccupazione ovviamente altissimo. Abbiamo un'altra. Siamo allo slogan lavorare meno, lavorare tutti, quindi non è una cosa nuovissima, Sì, ma non si tratta di slogan, ma qualcuno si è mai chiesto come mai in Olanda il maggior numero di contratti sono part-time e hanno degli indici economici estremamente positivi? Qualcuno si è chiesto come mai nei paesi in cui tendenzialmente si lavora meno si ha un indice di produttività migliore? E quindi ci si deve interrogare su queste cose. Faccio un altro esempio, semplicissimo, banalissimo. Abbiamo circa il 40% di disoccupazione giovanile e cosa ha fatto i governi precedenti? Hanno detassato il lavoro straordinario, cioè incitano chi ha un lavoro, ce l'ha, un reddito, ce l'ha, a lavorare a fare qualche ora in più, sottraendo di fatto magari al figlio che è a casa di disoccupato con i titoli, con master, laurea e quant'altro, a stare a casa. È un po' una guerra generazionale anche questa, vediamo che per esempio i dati sulla disoccupazione, lì dove migliorano i dati occupazionali migliorano sugli ultra cinquantenni, mentre sprofondano sui figli, sui più giovani. Abbiamo due telefonate di ascoltatori, poi torno da Domenico De Masi. Massimiliano da Iglesias, buonasera. Sì, buonasera, ascolti, volevo fare una domanda. Siccome quando si parla di automazione, no, e di robotica, si parla spesso di reddito universale, no? Siccome l'ha nominato spesso Beppe Grillo, il reddito universale, però siccome quando lo spiega non c'è mai contraddittorio. Poi lui parla di reddito di cittadinanza, del reddito universale ne ha parlato Benoît Hamon, quello che ha vinto Allora
no, veramente Beppe Grillo parla prima, dice che prima ci vuole fare il reddito minimo garantito, cioè quello di cittadinanza, no? Lui lo chiama così, però dice che il sogno è un reddito universale. Sì. Se ne parla molto in Francia. Nella seconda parte della puntata parleremo proprio di questo. Grazie comunque della domanda, Massimiliano. Sentiamo anche Pasquale da Roma. Buonasera. Buonasera a lei. Senta, su questo tema volevo introdurre un elemento di riflessione, ossia il progresso tecnologico e il progresso scientifico generano dei miglioramenti in termini di riduzione della fatica del lavoro, dell'automazione. Però questa ricaduta sul sociale non c'è mai in modo completo, nel senso che normalmente chi approfitta di questo miglioramento, chi ne beneficia, sono coloro che producono, che possono ridurre i costi, e nei costi rientra anche la manodopera. Allora il problema è perché, e io credo che in Germania tempo fa ci fu un dibattito, una riflessione su questo discorso, la ricaduta sociale del progresso tecnologico e scientifico non dovrebbe essere ridistribuita anche sulle persone che lavorano. Certo. E quindi il beneficio di un miglioramento tecnologico, una riduzione dei costi, può significare anche un miglioramento per chi lavora, non automaticamente che chi lavora o perde il lavoro deve inventarsi le cose. E questa è la cosa strana. Noi oggi abbiamo dei lavori che sono veramente sollevati dalla tecnologia, cosa che 50 anni fa non c'era. Però il problema è che non ce ne accorgiamo per chi lavora, che sempre deve lavorare quelle ore. Pasquale, la devo interrompere perché altrimenti non possiamo accogliere altre telefonate di ascoltatori. Comunque il suo punto è interessante, professor De Masi. Insomma, una discussione molto complessa. Tra l'altro mi colpiva la telefonata di Massimiliano, perché ha introdotto il tema appunto del salario di cittadinanza, del salario universale, che sono temi che stanno molto a cuore al Movimento 5 Stelle, che è un po' il committente di questo vostro lavoro. Però io poi ho visto un po' una contraddizione, perché lei in alcuni passaggi, o comunque il rapporto in alcuni passaggi, parla dell'idea di dover lavorare gratis. Allora, da un lato abbiamo pagare i cittadini per non lavorare, e dall'altro abbiamo far lavorare i cittadini senza pagarli. C'è un po' un punto di frizione in tutto questo. No, sono due cose un po' diverse. Sì, no, lo so, volevo fare un paradosso. Sì. Mi pare che il succo della ricerca sia che occorre assolutamente ridurre l'orario di lavoro, perché è impossibile avere 23 milioni di persone che lavorano 40 ore alla settimana e 4 milioni di persone che non hanno neppure un briciolo di lavoro. E quindi prima ancora di creare nuovi lavori, per i quali chissà quanti anni ci vorranno, subito bisogna intervenire dando da mangiare anche a chi in questo momento non ce l'ha. L'altro aspetto importantissimo è il reddito di cittadinanza, se vuole poi ne parliamo un'altra volta. Sì. No, ma abbiamo tempo, non si può. Intanto sì, mi dica quello che... E un'altra cosa ancora è quella che noi abbiamo il 20% di laureati, il 36% di giovani che vanno all'università contro il 78% della Germania. Allora, se si va a vedere il 5% di disoccupati che ha la Germania contro il nostro 12%, in gran parte è dovuto al fatto che in Germania i giovani studiano mentre da noi no, e quindi sono disoccupati, perché uno studente universitario non è considerato disoccupato, e in Germania i manager escono alle 5 del pomeriggio con precisione, mentre noi abbiamo 2 milioni di manager che restano in media 2 ore al giorno, quindi 4 milioni di ore al giorno non pagate, tra l'altro, di overtime, che sottraggono 500.000 posti di lavoro. Allora occorre naturalmente è un problema complesso che va visto da vari angoli di visuali e affrontato in modo complesso, però la soluzione c'è, e io spero che il Movimento 5 Stelle, dopo aver fatto questa ricerca, poi ne tenga esso per primo conto e traduca i risultati in progetti di legge. No, però io sbaglio, ho visto che tra le varie proposte, tra le varie misure, c'è anche questa idea che mi sembra lei abbia espresso, che dobbiamo essere pronti a mettere a disposizione le nostre competenze anche gratuitamente, che c'è una piattaforma, certo, online, no? In cui certe... Ma c'è di più. Sì, ma sì. C'è di più. Qui la situazione è questa: i 4 milioni, 3 milioni di disoccupati sono praticamente, si confrontano con 22 milioni di occupati. Questi 22 milioni fanno 40 ore alla settimana. Se facessero 36 ore, se si accontentassero di 36 ore, naturalmente non ci sarebbero disoccupati. Però
Il pericolo è che ci si crei una guerra tra poveri, tra disoccupati e occupati, e sarebbe un disastro. D'altra parte gli occupati debbono cedere prima o poi un po' di lavoro. La nostra proposta è che i disoccupati, la mattina quando sono alla sveglia il padre esce di casa, il disoccupato resta in casa a non fare nulla e si dispera, dopo 1, 2, 3 anni di attesa si dispera, il disoccupato si metta sul mercato gratuitamente, perché in questo modo intanto valorizza le cose che sa e si sente realizzato, e in questo modo spacca il mercato e costringe gli occupati a cedere un poco del loro lavoro. È una prospettiva molto interessante, anche se non sono convinto fino in fondo che possa funzionare, però è originale e creativa. Io volevo tornare da Claudio Cominardi per capire una cosa. Il tema l'ho introdotto De Masi e poi tornerò a discuterne anche con lui. Cioè l'idea, insomma, che chi non lavora, chi è disoccupato debba essere sussidiato a spese, diciamo, della fiscalità generale, che i contribuenti debbono dargli un reddito di sopravvivenza, di cittadinanza, eccetera. Molti dicono che questo tipo di sussidio, come dire, incentiva il non lavoro, incentiva la disoccupazione. Se uno si accomoda in quella piccola nicchia di assistito, lì resta. Può darsi che non sia così, può darsi che invece le cose funzionino diversamente. Ci aiuta a capire qual è la riflessione del Movimento 5 Stelle su questo punto, cioè il reddito di cittadinanza, il reddito universale. Voi che tipo di differenze, anche di analisi fate su questo versante? Innanzitutto, nel breve termine, avremo bisogno di una misura di sostegno al reddito, che è un reddito di cittadinanza, che però è condizionato al fatto che non si ha un lavoro, e ovviamente ci sono degli strumenti volti a limitare la possibilità che chi riceve questo reddito non si attivi per fare per esempio la formazione, che diventa obbligatoria, per dare pochissime ore comunque per la propria comunità locale a disposizione durante la settimana. Nella nostra proposta di reddito ne abbiamo individuate 8, e dimostrare che effettivamente si è interessati a cercare effettivamente lavoro, e quindi poi non bisogna assolutamente rifiutare più di un certo numero di proposte, certo, di lavoro, certo. 3, si decade dal diritto se ne rifiutano, esatto, troppo, esatto. Quello che voglio dire è che la domanda che ci dovremmo porre tutti non è perché il Movimento 5 Stelle fa questa proposta, ma perché il reddito di cittadinanza esiste in tutta Europa ad eccezione di Italia e Grecia. È questa la domanda di fondo. Io credo che abbiamo un potenziale umano incredibile nel nostro paese, è solo che non riusciamo a sfruttarlo. Per esempio abbiamo anche, questo è sempre previsto una proposta del reddito di cittadinanza, degli investimenti strutturali di 1,5 miliardi di euro per i centri per l'impiego che non funzionano come dovrebbero funzionare, perché il monopolio si può dire che è in mano alle agenzie interinali, che lucrano sul fatto di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro, però al fine di creare più contratti possibili, e paradossalmente meno dura questo contratto, meno dura duro e meglio è, perché si riesce ad avere a lucrare maggiormente, certo. e quindi la domanda di fondo è sostanzialmente l'opposta, perché noi non siamo come tutti i paesi dell'Unione Europea. Ci sono delle raccomandazioni europee, delle direttive europee che ce lo impongono, ancora non abbiamo fatto nulla. Questo è il primo step. Il secondo step, comunque, sta entrando molto nel dibattito pubblico. Per esempio in Francia, dove ce ne occuperemo subito dopo, il tema del reddito universale è un tema di grandissima attualità. Sì, io ho parlato appunto di reddito di cittadinanza, lo step successivo sarà il reddito universale, sarà nella misura in cui effettivamente, come si sta dimostrando, ma lo dicono tutti, lo dice il capo economista della Banca d'Inghilterra, lo dicono autorevoli studi come quello della Oxford Martin School University, lo dicono anche in alcuni panel del World Economic Forum, che scompariranno milioni e milioni di posti di lavoro. Se così sarà, è chiaro ed evidente a tutti che se non ci saranno i cosiddetti salariati, chi acquisterà questi beni e servizi che potranno essere prodotti ad un costo anche non elevatissimo? Chiaro,
ma i robot ovviamente non vanno a fare la spesa, dico io, e quindi servirà in qualche modo ridistribuire la ricchezza, perché uno dei grossi temi è proprio questo. Fino a 2 anni fa l'85% persone più ricche al pianeta detenevano la medesima ricchezza della metà della popolazione mondiale, quella più povera. L'anno scorso sono passate da 85 a 62 persone. Quest'anno le 8 persone più ricche al mondo detengono la ricchezza pari a 3,6 miliardi di persone di questo pianeta. La fermo un momento. Se si va in questa direzione, sì, è ovvio che degli strumenti servono, ma anche per il bene dell'imprenditoria stessa che vuol vendere i propri beni e servizi a qualcuno che abbia soldi per comprarli. Lorenzo, esatto, dalla provincia di Savona, buonasera. Buonasera. Eccoci, parli pure. Lorenzo? Sì, è con sì, noi? Sì, buonasera. Può parlare? Sì, eh? Sì. Stiamo aspettando che lei dica quello che pensa. Sì, beh, avevo mandato 2 sms, se questo è relativo alla questione del lavoro. Sì, di questo stiamo parlando. Ecco, questo che vorrei dire è che sicuramente la ricerca è una cosa fatta in questo senso, è una cosa altamente positiva, altamente innovativa, e per fortuna che ci ha pensato qualcheduno. L'equazione portata a conclusione che l'orario di lavoro deve diminuire, perché l'orario di lavoro che alcune nazioni europee hanno più basso del nostro vuol dire migliore condizione economica, è assolutamente fallace. Tanto vero che in Francia, che sono quelli che lavorano di meno, l'economia sta andando a rotoli. Tanto è vero che in America, che sono quelli che lavorano di più, è l'unica economia, a parte quella cinese, che magari non è regolata, che cresce. Grazie Lorenzo. Sentiamo anche Alfredo da Firenze e poi torno da Domenico De Masi. Alfredo, prego. Buonasera, sì. Io trovo un po' curioso che si parli di disoccupazione, perché la mia esperienza è totalmente diversa da quella che la realtà è. Alla radio, le televisioni raccontano. Ho una delle mie 3 aziende dove addirittura ho regalato il 40% di un fatturato di 100.000 euro sviluppato dal sottoscritto. Questo ragazzo è andato via dopo 6 mesi e io ho un'azienda ferma a questo fatturato che potrebbe dare lavoro a 2-3 persone e non si presenta nessuno. E il settore nel quale lavoro, parrucchieri, quindi mi direte lavoro banale, ma non ho un parrucchiere che non cerca un dipendente, non ce n'è uno in Italia, hanno tutti bisogno di manodopera e infatti assumono rumeni, albanesi, extracomunitari, portoghesi e quant'altro. Quindi per me il problema del lavoro non esiste nel mio caso. Qual è il suo punto di vista? Che i giovani disdegnino certi lavori e quindi preferiscono starsene a casa da mamma e papà piuttosto che farli? Esatto. Nel mio caso sì, io ho bisogno di collaboratori giovani, non mi interessano esperienze, che abbiano una cultura media, poi li formo a carico mio, li pago e che poi mi aiutino a sviluppare un'azienda che in questo momento può quadruplicare il fatturato, ma non trovo nessuno. Bene, bene. Io sto abbandonando. Grazie Alfredo. Allora, Domenico De Masi, qualche commento ai nostri ascoltatori? Ma questo tipo di difficoltà esiste e noi la chiamiamo disoccupazione frizionale. Frizionale, cioè, si chiama così. Sì, che di solito diciamo un 2% di questo tipo di disoccupazione c'è sempre ed è dovuto al fatto che non si incontrano domande e offerte per motivi particolari. Per esempio c'è un'offerta a Bologna e il disoccupato è a Palermo, magari non lo sa neppure, oppure lo sa e sarebbe troppo oneroso per lui spostarsi a Bologna e così di seguito, ma siamo in casi eccezionali, non di tutti. Diciamo che mancano anche le politiche attive. I parrucchieri italiani cercano e non trovano, mancano poi le politiche attive, bisogna tenere conto che l'Italia è uno sfascio da questo punto di vista. Oggi noi abbiamo possibilità con le piattaforme di mettere in comunicazione domande e offerte in modo prodigioso. Esiste una società americana che mette in contatto chiunque voglia un professionista, che ha bisogno di un avvocato, di un ingegnere, di un architetto, e riesce ormai in 3 minuti a creare l'accordo e ha clienti che superano in questo momento i 300 milioni di persone. Quindi esistono possibilità strepitose che la tecnologia offre e che il nostro paese purtroppo non usa. E questo è un dramma enorme, perché noi poi mortifichiamo il disoccupato,
noi vogliamo addirittura che il disoccupato si vergogni del fatto di essere tale, e si vergogna anche il padre, si vergognano anche i familiari, quando magari lui non ne ha assolutamente colpa. Io ho miei studenti che si sono laureati con il massimo dei voti e che fanno i camerieri e che vanno a lavare la mattina le scale dei palazzi ricchi. Vedo che i giovani fanno di tutto per difendersi da questo mostro della disoccupazione. Il primo anno dopo la laurea non fanno che cercare lavoro, il secondo anno cominciano a debilitarsi, nel terzo anno sono distrutti praticamente. E pensi che perfino gli ingegneri dopo 5 anni abbiamo una buona percentuale disoccupata. Quindi è una tragedia cosmica, è una tragedia non va assolutamente sottovalutata. Ci sono 3 milioni di persone in Italia che la sera quando vanno a letto sono distrutti perché hanno i figli. Poi a questi bisogna aggiungere gli occupati che guadagnano molto poco e che quindi sono sulla soglia della povertà o l'hanno anche superata, perché magari hanno più figli, più familiari. C'è anche un'altra cosa che vedo, professor De Masi, cioè che l'Italia è agli ultimi posti nella creazione di lavori nuovi, cioè di start-up, di nuove aziende. Io trovo difficile l'idea che si possa dare lavoro ai giovani con i vecchi lavori, con i vecchi modi di lavorare. Leggevo che, non so, in Svezia si spendono 166 euro pro capite nel lancio di nuove aziende, di nuove start-up tecnologiche. In Italia 2,5 euro. Abbiamo raggiunto quest'anno l'ultimo posto, sotto i bulgari, sotto i greci, sotto chiunque altro. Quindi non c'è una spinta di innovazione, e quindi questo anche comporta che i giovani sono costretti a battersi per i soliti vecchi lavori, mentre c'è una potenzialità infinita per conquistarsene di nuovi che ancora non ci sono, ma non ci sono investimenti. Non è un po' così? È così, di sicuro. Vede, chi fa il mio mestiere si trova tutti i giorni di fronte a situazioni del tutto illogiche. Su 100 giovani in età universitaria, da noi 36 vanno all'università, eppure abbiamo introdotto il numero chiuso, quando ormai la media europea supera il 50% di studenti. Questo tra l'altro abbassa anche la percentuale di giovani disoccupati. Nell'autunno scorso c'è stato l'ingresso all'università delle matricole, mi pare che ci fossero circa 98.000 posti, mi pare, in tutto, e c'erano oltre 300.000 concorrenti. Cioè ci sono giovani che vogliono andare all'università e non ci riescono perché non ci sono posti. A Napoli avevano preparato un corso di medicina in lingua inglese, c'erano 35 posti, oltre 300 postulanti che non sono potuti entrare. In Germania nel frattempo hanno tolto addirittura le tasse al primo triennio per ottenere una maggiore appetibilità dell'università, per ottenere quanti più laureati possibile. Certo. A fine 800 il ministro Baccelli, che è stato 7 volte ministro della pubblica istruzione ed era laureato, plurilaureato, ed è stato anche un grande scienziato, questo ministro introdusse la licenza elementare obbligatoria. E lo criticarono dicendo: ma che ce ne faremo di tante persone alfabetizzate? Come faranno a trovare lavoro? E il ministro rispose: ma essere alfabetizzati non serve solo per trovare lavoro, serve anche per vivere. Stessa cosa io dico della laurea: non serve solo per trovare lavoro, serve per capire il telegiornale, per saper educare i figli, per saperli indirizzare verso una scuola migliore, e così di seguito. Certo. Noi abbiamo ritardi spaventosi, e guardate, non c'è tanto tempo, perché intanto gli altri paesi vanno avanti. La Cina ogni anno ha 4 milioni di laureati, 500.000 laureati solo in ingegneria. Tenga conto che tutti gli ingegneri vivi in Italia sono meno di 500.000. La fermo un momento, che c'è Giorgio da Firenze, poi volevo dare una parola in chiusura a Cominardi. Giorgio, molto rapidamente, la prego. Buonasera, sì, io volevo osservare che il reddito di cittadinanza, nei termini in cui lo ha esposto il rappresentante dei 5 Stelle, cioè funzionale all'inserimento nel mercato del lavoro, è stato introdotto dalla riforma del lavoro del governo Renzi,
e ora io non so a che punto sono i decreti attuativi, ma sarà proprio questo, cioè sarà un reddito che accompagnerà il disoccupato fino al momento in cui, dopo aver fatto un'adeguata formazione funzionale al lavoro che dovrà fare, si inserirà nel mondo del lavoro. Ecco, quindi certo. Non è che sia una cosa, è questo che esiste in Europa. Sentiamo che ne pensa Cominardi. Grazie Giorgio. Prego. Magari fosse così, perché non è così invece. Nel DL povertà sono stati stanziati circa 1.600 milioni nell'arco di 2 anni, con tutta una serie di requisiti che devono avere quelli che poi percepiranno questo reddito. Non è un reddito di cittadinanza perché non è per tutti, perché non è per esempio individuale, nel senso che si vogliono privilegiare per esempio le famiglie numerose, e quindi non lo è. Basta fare 2 conti semplici, il nostro reddito di cittadinanza, che è per tutti e sono tra l'altro anche 780 euro al mese, che coincide con la soglia di povertà relativa, perché non vogliamo avere nessuno in povertà, e in Italia abbiamo 10 milioni di poveri, con 1 miliardo di euro sicuramente non è sufficiente, tant'è vero che la nostra proposta ha un costo di 15 miliardi. E come li si trovano questi 15 miliardi? Da dove li si prendono? Ma è semplicissimo, le coperture ci sono, si parte da per esempio i tagli della casta, si parte da... I tagli della casta difficilmente danno 15 miliardi. No, da soli no, difatti le coperture sono molteplici. Diciamo, bene o male dalla casta già è stato tagliato parecchio poi in fondo questi anni. Stavo arrivando. Sì. Il taglio delle pensioni d'oro, questo è un altro esempio, il taglio dei vitalizi, pensare anche delle opere infrastrutturali inutili di questo paese. Tassare l'automazione è una buona idea, cioè tassare il lavoro automatizzato, cioè tassare i robot che tolgono il lavoro agli umani in modo da ridistribuire quello che hanno tolto. Poi, è una cosa di cui si discute, per esempio, in Francia. Sì, se ne sta discutendo molto anche in Europa in questo periodo. Questo sicuramente è una delle argomentazioni, perché effettivamente il lavoro manuale è tassato molto di più rispetto alla macchina, che ovviamente non è tassata per niente. Certo. È uno dei temi, sicuramente sarà da articolare, da sviluppare, perché non è semplicissimo. Bene. Bisogna vedere che tipo di macchina. Anche perché poi si rischia che se no l'automazione tassata in Italia attecchisca in altri paesi e abbandoni il paese, che non sarebbe una cosa buona. Ci dobbiamo fermare. Grazie a Claudio Cominardi. Grazie a Domenico De Masi, essere stati qui a Zapping, molte cose interessanti, li ringrazio ancora.